Benvenuti, buon pomeriggio. Spero che come si dice, l'attività pratica, visto che l'argomento è il cibo e l'attività pratica quindi è stato il pranzo, non sia stato particolarmente pesante. E brevissima presentazione, perché questo c'era stato chiesto di fare. Sono Riccardo Ceccato, sono professore associato di chimica presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale. E quindi sono il docente che di solito viene visto per primo da tutte le matricole che si iscrivono in ingegneria industriale. Per cui siete in tempo ancora per cambiare idea, se qualcuno di voi aveva una minima idea di iscriversi a un corso di laurea in ingegneria industriale. Tra le varie altre cose, non insegno solo chimica, dal punto di vista didattico mi interesso anche di sicurezza negli impianti industriali, quindi valutazione del rischio chimico. Ovviamente tratto anche la parte di laboratorio di chimica, sempre nell'ambito del corso di laurea di ingegneria industriale. Sono il delegato all'orientamento. Sempre per il dipartimento, quindi se qualcuno di voi volesse partecipare alla giornata porte aperte del prossimo 20 novembre, ecco, sappia che purtroppo troverà sempre me a fare gli onori di casa, in un certo senso. Sono professore di chimica, quindi sono un chimico industriale. Il mio destino è indubbiamente sempre legato a questa materia. E nell'ambito, diciamo così, della descrizione del cibo e le implicazioni in qualche modo nel mondo dell'ingegneria, ho cercato di mettere giù alcune idee, alcuni argomenti relativi alla contraffazione del cibo, che non è un argomento, una pratica moderna, esiste da molto tempo. Come vedremo, ci sono le prime attestazioni già circa un migliaio di anni fa, quindi le persone hanno sempre visto come necessità primaria quella di potersi alimentare. C'è sempre stato qualcuno che ha detto: beh, vediamo se riusciamo a far soldi anche in qualche modo, giocando in un certo senso con la qualità degli alimenti. E infatti, così, in realtà io non sono un appassionato dei libri gialli, però in uno dei pochi libri gialli che ho letto ho trovato questa frase che si riferisce un po' ai modi della contraffazione alimentare. Come vedete, una persona, diciamo, il protagonista del libro, aveva inventato un finto caviale fatto di riso stracotto mescolato con il nero di seppia da propinare ai vari turisti. E come vedete, ci cascavano in tanti. Scritto così sembra cose da libro, in realtà alle volte la vita, diciamo così, i fatti più o meno quotidiani non sono molto lontani da queste situazioni un po' particolari. Il fatto di vendere vino fatto senza uva o di vendere formaggio fatto senza latte sembrano cose un po' strane, che però si sono. Buongiorno, buongiorno, prego, accomodatevi. Però sono fatti che sono avvenuti, anche con risvolti in qualche caso drammatici, tragici. Non so se avete mai sentito parlare, ma a metà degli anni Ottanta l'Italia è stata coinvolta in un avvenimento, diciamo così, tragico, perché qualcuno aveva pensato bene di aumentare il grado alcolico del vino utilizzando un alcol diverso dall'alcol etilico, usando l'alcol metilico o metanolo, che però è tossico. In quel tempo, nel giro di pochissimi giorni, di pochissime settimane, per il fatto stesso che erano state tolte delle tasse sul metanolo, che non serve in campo alimentare, serve solo in campo industriale, ripeto, nel giro di pochissime settimane c'è stato chi ha pensato bene di risparmiare sulla materia prima comprando metanolo da addizionare al vino, perché così non aveva le tasse da pagare. E quindi, come vedete, non sempre,
quello che può essere scritto nei libri è assolutamente assurdo. In realtà, purtroppo, la realtà supera di gran lunga la fantasia. E quindi, se da una parte l'attenzione deve essere rivolta alla qualità del cibo, credo che l'uguale impegno debba essere riservato al fatto di contrastare tutte quelle che sono truffe alimentari o comunque variazioni della qualità del cibo, fatto in modo più o meno inconsapevole, in modo più o meno fraudolento. Ovviamente tutto ciò crea, cioè porta anche a una considerazione: come possiamo in qualche modo caratterizzare, certificare la qualità di un alimento? Che strumenti abbiamo? Non solo strumenti normativi, legislativi ovviamente, ma anche strumenti sperimentali, cioè metodi di analisi che ci permettano di dire: sì, guarda che il miele che tu stai comprando e che stai mangiando è effettivamente miele, non è semplicemente una miscela di acqua e zucchero fatto magari aggiungendo caramello o cose del genere, in modo da avere un prodotto che ci assomiglia, magari visivamente, magari come grandezze macroscopiche, quindi con la viscosità del miele, eccetera, ma in realtà non ha niente a che vedere, cioè non ha mai visto un'ape. E quindi, ovviamente, per poter definire una alterazione, una modifica intervenuta sugli alimenti, dobbiamo anche sapere quello che è il valore di riferimento. E quindi molte volte molti metodi analitici, molti metodi strumentali servono sia per caratterizzare l'alimento buono, l'alimento sano, che serve come riferimento, sia evidenziare tutte quelle che sono le variazioni, gli scostamenti da quel riferimento. Allora, vediamo alcune definizioni all'inizio. Che cosa intendiamo come modifica degli alimenti? Parleremo tra un attimo di alterazioni, adulterazioni e altri termini un po' più tecnici che si riferiscono ad alcuni specifici punti di quelli che sono qui riportati complessivamente. Un alimento è considerato come alterato, modificato quando non mantiene le sue caratteristiche di qualità, quindi può essere semplicemente sporcato, oppure sta dando luogo a delle reazioni di irrancidimento, di marcescenza e così via. Questo è un argomento, un tema che si è ripetuto più volte quando non si è stati in grado di mantenere la conservazione di un alimento. Pensate che i frigoriferi non esistono nella vita dell'uomo da tantissimo tempo. Il primo frigorifero è stato realizzato, diciamo così, da Lord Kelvin, quindi siamo nella seconda metà dell'Ottocento. Prima, anche dopo, perché costava all'epoca il frigorifero, prima non si sapeva come conservare gli alimenti e questo ha sviluppato, per esempio, tutti i metodi di conservazione di additivi più o meno chimici, ma anche semplicemente la conservazione della carne sottosale è un metodo per conservare gli alimenti, portando delle modifiche rispetto al, diciamo, prosciutto non trattato. Il prosciutto messo sotto sale ha delle variazioni, ha delle modifiche nella sua composizione. Oppure ci sono presenti degli insetti, altri animali che si installano nell'alimento, batteri in termini più anche, o virus in termini più microscopici, perché serve anche per loro come alimento e quindi come terreno di coltura. E ricordo un vecchio film che avevamo fatto vedere quando ero piccolo, una delle ricorrenti rivolte nella Russia zarista fu iniziata dall'equipaggio di una nave militare che si vide in un certo senso costretta a dover
mangiare la carne che però non era ben conservata e quindi diciamo che era diventata un ricettacolo di vermi. E si diceva all'epoca, basta lavare con aceto, passa tutto. Non era proprio così vero. Non è conservato in condizioni igieniche. Se si rompe un frigorifero o un congelatore, le cose non sono sempre piacevoli da dover trattare. Dopodiché andiamo invece su un campo leggermente diverso, è sostituito con sostanze inferiori di qualità. Prima stavamo scherzando con il tecnico, il fatto di sostituire il caffè con i succedanei, quindi la cicoria che veniva utilizzata tostata e macinata, o semplicemente sostituire il caviale con le uova di lompo, indica questo. Ovviamente se io compro il barattolino e c'è scritto uova di lompo, vabbè, so che compro uova di lompo, ma se compro il barattolino con scritto caviale e dentro non ci sono le uova di salmone, le cose insomma sono leggermente diverse. Interviene la frode. Qualcuno ci sta guadagnando. Caso del metanolo, qualcuno inserisce ingredienti tossici all'interno dell'alimento. Oppure sono stati rimossi alcuni sostituenti, c'è un problema di contatto dell'alimento con l'imballaggio, con l'involucro, diciamo, esterno che deve proteggere essenzialmente da che cosa? Dal contatto del mio alimento con l'ossigeno dell'aria. Gran parte delle reazioni, diciamo così, di degradazione degli alimenti sono reazioni di ossidazione, sviluppate, condotte quindi dalla quantità della frazione di ossigeno presente nell'aria. Alle volte certi imballaggi contengono, in realtà deve proteggere in alcuni casi anche dalla presenza del vapor d'acqua, che funziona un po' da mezzo di sviluppo della reazione di ossidazione. E, alle volte alcuni materiali che vengono utilizzati non sono essi stessi stabili nell'ambiente che si viene a creare, alcuni alimenti possono essere acidi o avere altre caratteristiche, per cui se io uso un involucro che non resiste alla presenza di un acido, che cosa succede? Il mio imballaggio, il mio involucro si deteriora e può rilasciare sostanze tossiche. Per cui, per esempio, nella normativa esistente, non tutti i fogli di plastica, diciamo così, non tutte le pellicole possono essere utilizzate per conservare alimenti. Ci sono state delle polemiche, anche delle situazioni abbastanza serie in passato nel verificare che determinati alimenti, per esempio i formaggi, potevano dar luogo a questo tipo di deterioramento, di degradazione dell'involucro, dell'imballaggio, per cui dovevano essere sostituiti. Forse voi sapete un po' meglio quanto si è sviluppato per quanto riguarda quello che chiamiamo plastica delle bottigliette d'acqua. Ancora oggi sulle etichette, se leggete bene, c'è scritto da non esporre la luce diretta del sole. Perché? Perché l'acqua prende un cattivo odore. Ma in realtà perché possono, a seguito dell'interazione con la luce del sole, svilupparsi delle reazioni di, anche qua, deterioramento del vostro involucro, quindi della bottiglia d'acqua, con possibili contaminazioni dell'acqua. Contiene additivi proibiti. In questo caso, molte volte i conservanti chimici sono sempre visti un po' con sospetto, a volte non con, a volte anche a ragione, certi conservanti chimici effettivamente sviluppano delle reazioni tossiche nei confronti dei microrganismi e quindi di per sé non sono immuni nei confronti di organismi come noi, leggermente un po' più grandi se volete, però se io sbaglio là il dosaggio.
No, è vero. Allora, dipende ovviamente dalla normativa del paese. Sicuramente sì, questo è vero un po' per tutto, per tutti, diciamo, i prodotti in un certo senso. Non nell'ambito alimentare, ma forse voi sapete che mentre l'amianto è assolutamente proibito in Europa occidentale, è ancora permesso in altri paesi, tanto per non far nomi, Brasile, Russia. Il Canada lo può produrre, lo può esportare, ma non lo può utilizzare al suo interno. Quindi, giustamente, dipende, per esempio, nella normativa europea, se voi vedete adesso in tutte le etichette delle bottiglie di vino, c'è scritto contiene solfiti, perché viene addizionato, tutti i vini vengono addizionati per problemi di conservabilità, di mantenimento delle caratteristiche. Viene addizionata SO2 sotto diverse forme. Però questo in un certo senso è stato imposto dall'Unione Europea perché fino a non moltissimi anni fa in Italia non era previsto l'inserimento della dicitura contiene solfiti perché veniva dato come una cosa naturale, quindi logica dal punto di vista dello sviluppo produttivo. Se voglio avere una bottiglia che si conservi, devo necessariamente addizionare questa sostanza chimica. La qualità è inferiore allo standard prestabilito e quindi qui si pone il problema di dire qual è lo standard, qual è l'alimento di qualità, come lo riconosco, quali sono i parametri che mi permettono di identificare il prodotto di qualità e quindi o è una natura diversa dal dichiarato esempio precedente del riso che non era sicuramente caviale. Un po' più in dettaglio, le frodi alimentari, diciamo in genere, vengono suddivise in queste espressioni. Si parla di alterazione di un alimento quando si innesca, diciamo, un meccanismo di deterioramento, e il più delle volte di origine naturale, che è legata al fatto che sto conservando male il mio alimento. Se tenete la bottiglia del latte al di fuori del frigo, dopo un paio di giorni ve ne accorgete subito che qualcosa è successo. Oppure lo state conservando troppo a lungo. La stessa bottiglia, anche se la tenete in frigorifero di latte fresco, però la tenete per 3 mesi, dopo questo periodo le stesse reazioni che si sono sviluppate a temperatura ambiente nel giro di qualche giorno si sono sviluppate anche all'interno del frigorifero, quindi a una temperatura più bassa, la velocità di queste reazioni di decomposizione è lenta, più lenta, ovviamente a bassa temperatura. Tenete conto che in campo biochimico, forse ve ne avevano parlato già stamattina, in campo biochimico le velocità di quasi tutte le reazioni si dimezzano se la temperatura cala di 10 gradi centigradi, ovviamente nell'ambito della temperatura che va tra 0 gradi e 50-60 gradi. Quando io voglio però il più delle volte intenzionalmente modificare la composizione di un alimento variando, quindi aggiungendo o togliendo un componente, variando quindi la concentrazione di un componente, parlo di adulterazione. È il caso tipico è quello dell'annacquamento del latte o dell'annacquamento del vino. Si parla poi di sofisticazione, anche qui come frode, perché si aggiungono dei componenti estranei al mio elemento, ma che hanno solo, diciamo così, l'obiettivo di mascherare i difetti o accentuare alcune qualità estetiche. Se voi dovete far vedere che il vostro salmone è di un bel colore rosso vivo, cosa fate? Oppure? Quello va bene, cioè va bene, nel senso, quello è vero, però è anche abbastanza facile identificare che nella carne c'è la presenza di un colorante. I metodi più sofisticati prevedono l'esposizione del vostro salmone a monossido di carbonio e quello non lascia traccia.
il colore, voi sfruttate una reazione chimica che è quella che causa la morte delle persone come intossicazione di monossido di carbonio, perché voi sfruttate una reazione che lega il ferro dell'emoglobina, quindi nei globuli rossi, con il monossido di carbonio. Questo porta a un legame chimico estremamente forte, i vostri globuli rossi non sono più disponibili per scambiare ossigeno e trasportare via la CO2, ma vengono legati in modo irreversibile con il monossido di carbonio. Però il sangue si colora di una tonalità di rosso più cupo. E quindi questo viene sfruttato in queste condizioni per aumentare la colorazione delle carni. Ho fatto l'esempio del salmone perché è stato il primo caso, però il prosciutto lo stesso, alcuni tipi di carni, quelle rosse, diciamo così, vengono accentuate come colorazione, perché chi compra, quando vede il colore rosso, dice: è appena stata tagliata, diciamo così, e quindi ha questo effetto. No, 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 perché poi tu cucini e quindi quell'effetto svanisce, nel senso che c'è la decomposizione. Però, per esempio, il fatto di avere certi ristoranti un po', diciamo così, che si occupano di cucina molecolare, dove voi vedete il cameriere che esce dalla porta della cucina e lì ci sono dei sensori che rilasciano sostanze sotto forma di gas, di vapore, che contengono degli aromi, e così il vostro risotto sa più da tartufo, quando magari ne ha molto poco, anche questo è un caso tipico di sofisticazione. Qualcuno lo fa. C'era qualcuno? Scusa. Perché no, però siccome fare i vari metodi per il riconoscimento di un alimento di qualità, c'è cioè anche quello della freschezza, e la colorazione delle carni è direttamente legato a questo concetto di freschezza, il salmone, diciamo, un po', diciamo, mal conservato, mostra questo tipo di decolorazione tipica. È per quello che si interviene. Oppure perché si tratta di pesci di qualità inferiore, perché magari sono delle varietà meno pregiate, e anche lì l'aspetto della colorazione della carne è uno degli indici che permettono di identificare quel tipo di qualità. Ecco, oppure come vedete, tipico è l'aggiunta di estratti di clorofilla agli oli di semi e lo vedete come olio extravergine. Altro tipica modifica. Infine abbiamo le falsificazioni, dove abbiamo la sostituzione totale di un alimento con un altro. L'esempio, vendere la margarina come si usava una volta, la margarina al posto del burro. Ovviamente queste sostituzioni sono volte al fatto di mettere un alimento di minore qualità, meno pregiato, e venderlo, diciamo così, come alimento invece più di qualità. Sì. Allora, nel caso dell'esposizione al monossido di carbonio, no, non, perlomeno non si è mai riscontrato questo tipo di, diciamo, avvelenamento, d'accordo? Perché l'effetto è temporaneo. Ovviamente il pesce è morto, quindi non rimane a lungo come effetto, perché fortunatamente, dal punto di vista chimico, il monossido di carbonio non è molto stabile a contatto con l'aria, quindi tende a trasformarsi in CO2,
in modo anche abbastanza rapido. Lo stesso per quanto riguarda anche gli ossidi di zolfo, tipo SO2 o l'NO, che sono tutti gas abbastanza tossici, diciamo così, ma che tendono poi a svilupparsi e a rimanere in ambienti poveri di ossigeno, quindi negli ambienti chiusi, d'accordo? Una volta che sono messi a contatto con l'aria, tendono spontaneamente a ossidarsi a loro volta. Giusto per vedere un attimo nella storia che cosa si è fatto, i primi casi documentati sono quelli di annacquamento del latte. È difficile vedere un latte sbiadito in un certo senso e quindi aggiunta di acqua anche abbastanza consistenti non vi permettono di vedere subito una variazione del colore del latte. E come vedete, i primi casi documentati, nulla vieta di pensare che questi casi fossero noti già da tempo precedente, sono all'intorno nel 1200-1300, dove effettivamente ci si accorge, vedremo in che modo, ci si accorge che veniva aggiunto acqua al latte, lo stesso per quanto riguarda il vino e così via. Alla fine del, no, durante il 1700 cominciano i controlli sulla qualità degli alimenti, per un motivo principale, perché quegli alimenti erano alimenti o molto costosi o erano alimenti soggetti a monopolio. E quindi se qualcuno, diciamo, truffava lo Stato, non pagava le tasse, diciamo così, c'era il problema di stabilire perché lo facevano e come lo facevano. Voi sapete che, per esempio, uno degli episodi che hanno portato alla rivoluzione americana, quindi alla lotta di indipendenza degli Stati Uniti, è stato proprio il boicottaggio, diciamo così, del tè, che era soggetto a tassazione da parte dell'impero britannico e che riguardava quindi tutte le colonie, per cui arrivarono nel porto di Boston, ci fu una sorta di spedizione punitiva di coloni americani travestiti da pelirossa e che scaricarono tutto il tè in acqua, no? Il danno erariale. Ecco, forse il primo metodo ufficiale di analisi volto alla determinazione delle frodi alimentari è quello dell'uso del microscopio per determinare l'autenticità del caffè. Il caffè è sempre stato caro, diciamo così, nel mondo occidentale e quindi si sono sempre cercati dei metodi per vendere come caffè qualcosa che invece caffè non era. E uno dei primi metodi per determinare se quello che veniva venduto era effettivamente caffè o meno fu il controllo con il microscopio per determinare come la polvere di caffè macinato si presenta al microscopio e come invece polveri ottenute ad altre materie prime, prima accennavo la cicoria tostata, danno origine a delle particelle, a delle, diciamo, dai granellini di polveri che hanno delle geometrie diverse da quelle del caffè. E così via, fino ad arrivare, diciamo, a livello globale alla commissione che si occupa proprio della qualità dei prodotti alimentari a livello internazionale, che quindi fa capo alla FAO, e da lì poi, in un certo senso, tutte le normative più o meno nazionali o sovranazionali hanno preso origine. Tutto questo lavoro a livello di normativa, di regolamentazione, è volto essenzialmente, come vi dicevo prima, a identificare quello che è la qualità di un alimento, quindi avere un riferimento per l'alimento che io devo in qualche modo vendere da una parte e controllare dall'altra. E quindi ha portato all'origine tutti i metodi ufficiali di analisi che servono proprio a questo, cioè a determinare la qualità di un alimento e quindi identificare tutto ciò che si discosta da quel parametro, da quel valore.
alcuni metodi sono anche abbastanza banali, anche nei metodi ufficiali avete dei metodi abbastanza semplici. Nel caso del vino, la normativa europea che regolamenta tutti i metodi ufficiali di analisi sul vino è fatto da circa 270 pagine, qualcosa del genere, come tutti i metodi ufficialmente riconosciuti che servono per determinare i vari parametri e i valori dei vari parametri caratteristici di un vino. Alcuni di questi semplicemente sono delle pesate, quindi non sono particolarmente complicati da fare, però devono garantire il fatto di essere riproducibili, di essere accurati, cioè di dare un valore che effettivamente rispecchia il valore vero dato dal prodotto e così via. In modo del tutto generico, i vari metodi di analisi ufficiali o anche innovativi, come vedremo verso la fine di questa presentazione, possono essere suddivisi in tre grandi categorie. In realtà non è sempre così netta la distinzione, ma abbiamo i metodi fisici che si basano essenzialmente sulla determinazione di un valore, di un parametro ben definito. Temperatura. Vedremo tra un attimo proprio che questo può dare delle indicazioni anche molto precise su determinati valori. Oppure semplicemente mi servono per avere, sfruttando la luce visibile, di avere delle immagini, delle caratteristiche quindi del mio alimento. L'uso di semplicemente un microscopio, che sia ottico, che sia elettronico e così via, mi dà l'immagine di quello che sto analizzando, come nel caso che vi dicevo prima, del riconoscimento del caffè. Poi vi sono altri metodi che sfruttano delle reazioni chimiche, quindi identificano determinate sostanze presenti o determinati parametri sfruttando delle reazioni chimiche che sono specifiche per quel componente nell'alimento che io voglio determinare e analizzare. Quindi se devo fare il contenuto delle proteine in una carne o in un cereale, vado a misurare quanto azoto c'è, perché nelle proteine io ho presenza di azoto. E così via. Sono metodi che di solito sono i migliori dal punto di vista della sensibilità, cioè riescono ad apprezzare le quantità più piccole di quel e le variazioni più piccole di quel particolare parametro chimico. Sono anche quelli che noi definiamo in termini generali più precisi, cioè sono quelli che vi danno il valore più vicino al valore effettivamente reale di quel parametro, ma anche contemporaneamente, nel caso di misure ripetute, sono quelle che vi danno luogo al minore errore, all'errore più piccolo. Hanno un problema, come a volte anche i metodi fisici. Costano il più delle volte, sono lunghi il più delle volte. Per fare un'analisi dell'azoto proteico avete bisogno di ore. Alle volte sono influenzabili da chi effettua l'analisi, quindi possono essere fatti, diciamo così, da personale che sia effettivamente qualificato, che abbia una buona esperienza, una buona formazione e così via. Soprattutto sono lunghi, cioè portano via tempo, e a livello industriale soprattutto questo può essere uno svantaggio in termini di costi. Se voi dovete analizzare il contenuto di proteine nei vari campioni di latte, nei vari autobotti che vi arrivano, e voi dovete necessariamente fare in ciascun autobotte almeno una decina di prelievi alle diverse altezze, se voi utilizzate il metodo tradizionale chimico, riuscite forse a fare 3-4 analisi al giorno, che significa che voi dovete far aspettare la vostra autobotte al cancello del vostro impianto prima di avere l'autorizzazione a farlo entrare, perché effettivamente quello che è contenuto rispecchia la qualità del vostro latte che voi dovete poi modificare, aggiungere o semplicemente trattare per venderlo tal quale.
E quindi soprattutto quando si pone il problema di dover analizzare grosse quantità di alimenti, si devono cercare dei metodi più rapidi. E i metodi rapidi sono stati sviluppati utilizzando degli strumenti, quindi parliamo di metodi strumentali, perché in realtà noi non andiamo a misurare direttamente quel parametro, ma andiamo a misurare un altro parametro che può essere misurato in tempi molto più rapidi, diciamo così, che è correlato al valore del parametro, diciamo, originario, di quello di cui a voi interessa effettivamente avere l'indicazione. E questo ha permesso lo sviluppo, soprattutto nel mondo, diciamo così, dell'elettronica, con lo sviluppo dell'elettronica, di tantissimi strumenti che essenzialmente sono nati per dare delle risposte più rapide, anche se meno accurate, diciamo così, però vi permettono immediatamente di discriminare tutti quei campioni che sono buoni, diciamo così, da quelli che invece sicuramente sono cattivi, lasciando quindi, riducendo le analisi più complesse, migliori da questo punto di vista, solo a un numero estremamente ridotto di campioni, quelli incerti, diciamo così. In più, questo tipo di apparecchiatura è stato possibile ottenerlo in via miniaturizzata sempre di più, dando luogo a dei strumenti portatili. E quindi voi potete fare le vostre analisi dovunque. Questo ha portato per esempio allo sviluppo di tutti i sistemi di monitoraggio in industria alimentare. Voi avete dei sistemi di controllo già direttamente durante la catena di produzione del vostro alimento, basandosi su, come vi dicevo, diversi parametri. Negli ultimi anni, parlo di massimo 20 anni fa, poi lo sviluppo di tutte queste tecniche e tecnologie, materiali, comportamento di determinati materiali, ha portato allo sviluppo di strumenti ancora più sofisticati, che quindi riescono con un'unica analisi a darvi 7-8 misure contemporanee, misure multiparametrici, oppure permettono appunto di avere delle risposte estremamente rapide su un campo molto grande di parametri. E mentre, diciamo così, prima il metodo ufficiale di analisi metteva in evidenza il valore di ciascun parametro caratteristico del vostro alimento, per cui voi avevate uno strumento per quel parametro, e se il vostro alimento era caratterizzato da 20 parametri diversi, dovevate fare 20 misure diverse. Con questi sistemi a voi non interessa qual è il valore del singolo parametro, ma vi viene dato un unico dato simultaneo, diciamo così, che dopo i software applicativi, l'elaborazione del segnale e così via, danno luogo ai diversi valori dei diversi parametri. E sono quei sistemi, ve ne accennerò alla fine, sono quei sistemi che vanno sotto il nome, per esempio, di naso elettronico, lingua elettronica, che praticamente vi dà immediatamente un punto e voi fate il confronto che se l'alimento standard di riferimento vi dà il punto nella stessa zona dove voi avete il vostro campione incognito. Se è così, vuol dire che il vostro alimento soddisfa i requisiti del riferimento, dell'alimento di qualità. Se è al di fuori, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Può essere il vostro strumento, ma anche può essere la materia prima, cioè il vostro alimento che vi viene dato e che non rispecchia quelle che devono essere le caratteristiche di qualità. Vediamo rapidamente alcuni di questi parametri, alcuni di questi metodi e alcune anche applicazioni. Non ho cercato di trattare in modo estensivo tutti i possibili metodi di analisi applicati a tutti gli alimenti, vorrei fare soltanto alcune applicazioni, magari anche facendo vedere qualcosa che nel nostro laboratorio di chimica dei materiali del Dipartimento sono stati fatti negli anni. E, allora, inizio dal caso più semplice, scusatemi ma
sto giocando in un certo senso sporco, nel senso che sto riutilizzando materiale che ho usato a lezione la scorsa settimana, non vogliatemi, ma così potete avere anche un'idea di che cosa insegno. Immagino che tutti voi sappiate che cosa significa misurare la temperatura di un corpo, quindi di un alimento, e che cosa sia la temperatura di congelamento dell'acqua, no? Parliamo di 0 gradi centigradi. Sapete benissimo, dove viviamo, stiamo arrivando alla stagione propizia, sapete anche che banalmente quando fa tanto freddo nelle strade che cosa si fa? Perché? Perché? Perché quando noi abbiamo una soluzione rispetto all'acqua pura, la temperatura di congelamento si abbassa. E conseguentemente la temperatura di ebollizione dell'acqua si innalza. Allora vuol dire che se il mio alimento, in questo caso, ha tanta acqua, quindi pensiamo al latte principalmente, se il mio alimento di qualità deve avere una certa quantità minima di grassi, disciolti o comunque emulsionati nell'acqua per avere quello che io chiamo latte, devo avere necessariamente un certo valore, un certo intervallo di temperatura di congelamento. E quindi un metodo relativamente semplice per vedere se il mio latte è stato annacquato è quello di misurare la temperatura di congelamento. Sfruttando questa caratteristica, perché se so che devo avere almeno il 4% o il 20% di materia grassa, ovviamente la temperatura di congelamento risente di questa quantità. Perché in questo caso non è importante sapere cosa c'è di sciolto, ma è importante sapere quanto è presente in fase, diciamo, acquosa. Perché quell'effetto dipende dalla quantità, diciamo, di sale nel caso della strada o di grasso nel caso del latte. E infatti, se io voglio caratterizzare il latte, posso andare a fare tutta una serie di quelle misure, tra cui compreso il punto di congelamento. Se quel valore non è rispecchiato, in particolare se il valore è un po' più vicino allo zero, vuol dire che la quantità di grassi presente lì dentro è inferiore. Qualcuno ci ha messo acqua. Non è così banale, nel senso che alle volte, ovviamente, anche chi fa questo tipo di operazione lo sa e quindi cerca delle alternative. E quindi si innesca una sorta di caccia tra chi trova escogita lo stratagemma migliore e chi quindi deve evidenziare, insomma, lo stratagemma, deve trovare quindi lo stratagemma. Per cui nel caso dell'annacquamento del latte, anche qua da molto tempo, si vede come accanto a quel valore di temperatura, di oscillazione di temperatura, in realtà c'è la possibilità di tenere sotto controllo la quantità di cloruri presenti nel latte, perché allora combinando i due dati è più evidente una eventuale manomissione, diciamo così. Allora di solito lo stratagemma è che chi ci aggiunge acqua salata. E allora di volta in volta tu devi fare non solo l'analisi del temperatura di congelamento, ma di quello dei cloruri, dopodiché fortunatamente i cloruri si concentrano in una delle fasi per cui è possibile scremare in un certo senso il latte e evidenziare se l'aggiunta dei cloruri è stata artificiale o meno. Quindi in un certo senso la temperatura alle volte vi può dare delle informazioni importanti su particolari tipi di alimenti. Un'altra tecnica, diciamo, molto usata, non nel campo del latte ma in altri campi, è quella della misura della viscosità del vostro campione alimentare. Non solo
come evidenza, diciamo così, della eventuale manomissione del vostro alimento, ma anche semplicemente tutto è nato da una diciamo da una richiesta pratica. Soprattutto nel caso degli alimenti ci riferiamo al cioccolato. Un problema tecnico è che si ha sempre è quando si arriva a Pasqua, perché voi dovete fare l'uovo di cioccolato. E allora che cosa fate? Preparate il vostro cioccolato, la vostra impasto, la vostra miscela, e dopo dovete colarlo dentro. Quindi non può essere solido, perché altrimenti il vostro cioccolato non entra dentro lo stampo. Ma non può essere nemmeno troppo liquido. Perché? Perché quando voi lo colate, scivola giù, e quindi la testa del cioccolato ha uno spessore diverso del fondo, della base. Invece l'uovo di cioccolato serio, chiamiamolo così, deve avere uno spessore uniforme, perché così potete vendere l'uovo di cioccolato 4 volte tanto il prezzo del cioccolato stesso, della barretta, insomma. Allora, ovviamente questo però è legato quindi a questa caratteristica del vostro cioccolato, che è la viscosità, cioè la capacità di scorrere del vostro fluido, diciamo così, rispetto agli strati inferiori sempre del vostro fluido, cioè definire una sorta di attrito interno del vostro fluido che rallenta lo spostamento che voi fate di uno strato rispetto all'altro. In un certo senso, banalmente, la misura che si fa per definire la viscosità è quella di dire: io ho 2 piastre che trattengono una certa quantità del mio liquido, d'accordo? Può essere però un fluido molto viscoso come il cioccolato. A questo punto la piastra che sta in basso rimane ferma, quella che sta sopra invece viene messa in moto tangenziale. Che cosa succede? Lo strato di liquido attaccato alla mia piastra superiore si muove con la mia piastra superiore. Se non c'è turbolenza, cioè se il mio sistema è statico, ho che ciascuno strato scorre rispetto a quello sopra con una velocità inferiore. E questa è la viscosità, cioè l'attrito interno che rallenta e che, come vedete, mi permette in modo lineare di rallentare la velocità del mio fluido fino a ritornare in quiete. Vado a determinare questo spessore, vado a determinare quant'è la variazione di velocità in funzione dello spessore e quindi vado a determinare la viscosità del mio materiale. Questo ha tutta una serie di conseguenze, perché ci sono dei materiali, dei fluidi che mostrano quell'andamento lineare che vi ho fatto vedere prima e sono i liquidi, i fluidi ideali. Ma ci sono anche tanti fluidi, pensate alla passata di pomodoro, questo perché ci è capitato di doverle analizzare, dove voi avete la coesistenza di una fase liquida e di fasi solide, la polpa di pomodoro, che non mostrano più quel comportamento, ma possono dare delle deviazioni, come si dice, da questo comportamento ideale. A loro volta queste deviazioni non sono tutte uguali, perché voi potete avere deviazioni di questo genere, cioè man mano che io spingo più velocemente la mia piastra, l'attrito, diciamo così, cala, oppure paradossalmente l'attrito cresce aumentando la spinta che io do. Quindi nel primo caso si comporta più da liquido rispetto al caso ideale, nel secondo caso si comporta più da solido rispetto al caso ideale. Dopodiché, ed ecco che arriviamo al cioccolato, ci sono delle caratteristiche un po' particolari che sono proprio relative al cioccolato. Che se io do questa spinta a questa piastra che io voglio, di cui voglio misurare nel cioccolato la viscosità, se la spingo io ho una certa risposta, se adesso la rallento, magari nello stesso identico modo,
non trovo un comportamento simile all'andata, ma trovo una variazione diversa. Cioè, tra l'andata e il ritorno di questa spinta e rallentamento c'è una differenza. Il mio materiale non si comporta nello stesso modo. Questo effetto prende il nome di tissotropia ed è uno degli effetti, degli elementi, l'esistenza, diciamo così, di questo ciclo di isteresi, il termine tecnico, mi consente di determinare intanto se ho a che fare con il cioccolato e mi consente di determinare quali parametri influenzano questo comportamento. Per esempio, sapete, se io cambio la quantità di burro di cacao con burro di origine diversa, burro vegetale di origine diversa, magari io mangiandolo, che non sono particolarmente esperto, non me ne accorgo. Ma quando vado a fare queste misure sì, perché? Perché cambiando tipologia, cambiando componente, ogni componente gioca un suo ruolo in questo attrito interno e lo strumento che misura la viscosità, che è fatto in questo modo, lui sì se ne accorge. Perché? Perché è molto più sensibile in un certo senso, riesce ad apprezzare piccolissime variazioni di quel ciclo di isteresi quando io modifico un solo componente di tutta quella miscela importante che è il mio cioccolato. E questo mi permette, per esempio, di vedere come esista una relazione praticamente diretta sulla viscosità quando io altero, per esempio, la polvere di cacao presente nel mio cioccolato rispetto al burro di cacao. In teoria non dovrebbe essere così. In teoria non dovrebbe essere così, cioè dovrebbe essere riportato adesso come regolamento europeo, deve essere comunque riportato che tu hai anche origini, diciamo così, diverse dal burro di cacao. È stata una polemica molto lunga tra Italia e Unione Europea perché la normativa italiana non prevedeva l'utilizzo nel cioccolato di fonti diverse dal burro di cacao. E invece l'Unione Europea prevedeva un contenuto massimo, credo del 5% in peso, di origini diverse dal cacao, e che comunque devono essere indicate. E come vedete è abbastanza evidente, abbastanza proprio visibile da questo tipo di risposte che cosa succede. Domande? Ovviamente questo entra in gioco, per esempio, se io ci metto acqua o di nuovo il famoso latte annacquato dentro tutto l'impasto. Di volta in volta quindi si deve riuscire a stabilire qual è la correlazione tra il parametro che io altero, il componente che io altero e la risposta reologica. Veniamo a quelli che sono i metodi tradizionalmente chimici, cioè metodi di analisi che principalmente si basano su una o più reazioni specifiche per il componente che io voglio determinare. Esattamente. Esatto. Perché? Perché è una reazione specifica. Cioè se io ho un composto acido, lo faccio reagire in modo selettivo con un reagente basico per osservare l'andamento di quella reazione. E ci sono quindi tantissimi metodi chimici di analisi, anche ufficiali, che praticamente si basano su questo concetto. Ho un componente incognito che voglio determinare, sfrutto una reazione specifica selettiva per quel componente. Se quel componente è solido, peso quanto reattivo specifico mi è servito per far avvenire completamente quella reazione e quindi ho un metodo, come si dice, gravimetrico, o se invece lavoro in soluzione, aggiungo un volume noto del mio reattivo specifico
di cui conosco la concentrazione, determino la concentrazione del componente incognito. Faccio una titolazione. Ovviamente ho bisogno di capire quando sono arrivato a questa eguaglianza, a questo punto di equivalenza. E quindi normalmente nei metodi chimici classici, tradizionali, ho bisogno di una terza sostanza presente in quantità molto ridotte, che ha questa sostanza la caratteristica, per esempio, di cambiare colore quando effettivamente raggiungo questo punto di equivalenza, quello che viene chiamato indicatore. E il caso più semplice e più utilizzato è quello degli indicatori acido-base, quindi delle titolazioni acido-base. Per cui uno può sfruttare tutti questi indicatori, può per esempio visualizzare come colore della forma acida e basica rosso bromo fenolo, acqua distillata, pioggia acida. Che c'entra con gli alimenti? Nel senso che molti alimenti hanno una certa frazione acida. Gli oli. E quindi un metodo chimico tradizionalmente usato è la determinazione dell'acidità degli oli vegetali. E si fa effettivamente, come vedete, una classica titolazione acido-base. Classica fino a un certo punto, perché ovviamente l'olio non si scioglie in acqua. Quindi ho bisogno di trovare un solvente che non sia l'acqua, che mi permette di sciogliere l'olio, ma che contemporaneamente mi permetta di sciogliere la soluzione acquosa della base che io devo aggiungere. E quindi devo utilizzare per esempio etere. Una volta si usava anche cloroformio, ma il cloroformio è cancerogeno, quindi è meglio non utilizzarlo. E essenzialmente questo è quello che avviene. Perché? Perché negli oli ci sono degli acidi grassi che sono... Ah, scusate, mi è saltato. Ci torno dopo. L'ho messo dopo. Un altro tipo di misura chimica che viene fatta è quella del pH del latte. Quindi in questo modo titolazione acido-base. E questo mi permette per esempio di evidenziare quelle che possono essere delle malformazioni, delle denaturazioni del latte. Posso averlo contaminato per esempio da cariche batteriche. Sempre nell'ambito del latte c'è un metodo chimico abbastanza semplice e che è stato messo a punto anche questo nell'Ottocento da quella persona lì, che è stato il primo a sintetizzare i coloranti organici sintetici. Tra i vari coloranti, in realtà lui stava cercando questi coloranti per le fibre tessili. Il primo colorante è stato la malvina, quella matassa che vedete colore lì. A fianco però nella boccettina vedete quegli aghetti rossi. Quegli aghetti rossi sono il secondo colorante che lui sintetizzò, che si chiama alizarina. Anche qua, colorante per fibre tessili. Che cosa serve, che cosa c'entra con gli alimenti? Perché esiste un saggio molto semplice, molto veloce, si aggiunge una quantità di soluzione di alizarina al vostro campione di latte e andate a vedere che cosa succede. Se il vostro latte si colora di un certo colorazione, immediatamente voi vedete se il vostro latte può essere chiamato come tale o invece è tutt'altro. E quindi potete effettivamente in modo estremamente rapido evidenziare se è successo qualcosa. No, perché reagisce. Cioè c'è una reazione chimica che modifica la struttura dell'alizarina e quindi gli dà una colorazione diversa. Non si tratta solo di un indicatore acido-base, è una cosa un po' più complicata. Esatto, o è in un campo o è nell'altro e quindi voi avete due colorazioni distinte. Ah, cioè certo, sicuramente sì.
No, beh, anche con l'indicatore tu lo alteri, poi non puoi separarlo, certo. Sì. Però diciamo che in questo caso tu intervieni direttamente sulla composizione del tuo campione, certo. Però sono metodi tradizionalmente utilizzati anche in tutti i laboratori di controllo. Un altro alimento, o meglio, un componente molto importante che sembra quasi inutile dover analizzare è l'acqua, soprattutto in quegli alimenti dove la quantità d'acqua deve essere minima possibile, per esempio nei mieli. Perché? Perché deve evitare, per esempio, processi di fermentazione. Sì, se la quantità d'acqua rimane al di sotto del 5%. La prima bevanda alcolica, diciamo così, dell'uomo, qual è stata? No, non vi metto il voto, eh. L'idromele, cioè il liquore fermentato ottenuto mescolando acqua al miele. Quindi se voi aumentate la quantità d'acqua presente nel miele, si innescano dei processi di fermentazione. E quindi voi, per esempio, avete bisogno di determinare quant'è il valore di acqua in alimenti dove non deve esserci. E quindi voi state parlando di piccole quantità, anche molto piccole. E ci sono dei metodi chimici che riescono a evidenziare anche delle frazioni dell'1%. Anzi, è specifico per questo ambiente perché altrimenti non funziona più se l'acqua è troppo grande. E quindi, per esempio, nell'ambito dei prodotti liofilizzati, voi dovete necessariamente utilizzare dei metodi chimici di analisi anche abbastanza complicati, dove sfruttate delle reazioni chimiche specifiche, speciali, ma che vi danno immediatamente, sono sempre delle titolazioni, che vi danno immediatamente il valore dell'acqua contenuta. Parliamo massimo di 2-3%, ma vi permettono anche di determinare parti per milione di acqua, cioè 0,4 zeri o 5 zeri e 1%. Come vedete, questo è anche un esempio perché, come vedete, sono alle volte reazioni anche abbastanza complicate, che non sono sempre facili da realizzare, da tenere sotto controllo, cioè voi dovete sapere molto bene che cosa state facendo, anche perché altrimenti avete dei risultati che possono essere completamente diversi e quindi che non vi danno poi nessuna garanzia su quello che è stato fatto. Sono reattivi costosi, molti di questi reattivi sono anche abbastanza pericolosi, questo e questo, nel caso specifico. Sono reazioni che richiedono magari molto tempo, come vi dicevo prima. E quindi questo ha permesso di sviluppare, non appena in un certo senso la tecnologia lo ha reso disponibile, dei metodi strumentali. Allora, come vi dicevo prima all'inizio, io sfrutto un determinato segnale, vado a vedere come questo segnale cambia quando viene a contatto con il mio alimento o il mio materiale in generale e riesco a correlare la variazione di quel parametro alla variazione, per esempio, di concentrazione del componente che voglio analizzare. È un po' quello, il principio su cui si basa. Per esempio, quando voi fate l'esame del sangue, vi viene prelevata una piccola quantità di sangue e poi vi vengono dati fuori 40 valori diversi, di 40 parametri diversi. Ovviamente non è che ci siano, no, 40 persone, ognuno davanti al suo strumentino che fa la misura del singolo parametro, sono strumenti molto più complessi che lavorano in automatico, anche se non altro per motivi di sicurezza. Il vostro operatore non è che possa mettersi lì a travasare
provette di sangue in modo indiscriminato. Uno dei vantaggi è, come vedete, il fatto di poter avere poi via via degli strumenti estremamente piccoli, estremamente maneggevoli, portatili, che servono appunto per tutta una serie di applicazioni. Di solito questi metodi si basano sfruttando l'interazione tra radiazione, luce visibile, raggi X, luce infrarossa, luce ultravioletta e il vostro materiale. Avete due diversi tipi di comportamento. Semplicemente la vostra radiazione passa attraverso o viene riflessa dalla superficie del vostro campione. L'intensità della radiazione non cambia. Ma questi sono tutti i metodi, in un certo senso, di microscopia. Se ottica, se si usa un fascio di luce, di microscopia elettronica, se invece inviate un fascio di elettroni, di radiografia, se inviate dei raggi X. E questo serve per avere delle informazioni su che cosa? Ad esempio, sulla qualità del vostro alimento. Questi sono pistacchi. L'immagine interna del pistacchio diciamo, al microscopio ottico, confrontato con quanto voi vedete con una radiografia, né più né meno di una radiografia fatta al pistacchio invece che al braccio o alla gamba rotta, in alcuni casi però permette di evidenziare come vi siano delle malformazioni del vostro, in questo caso, pistacchio. Ovviamente questo vuol dire che la qualità di questo prodotto è ben diversa da quella di questo prodotto. Se vi vendono questo prodotto allo stesso prezzo di questo, ovviamente vi stanno imbrogliando in un certo senso. Indipendentemente poi se il pistacchio è più o meno buono quando voi lo sgranocchiate, semplicemente di una qualità inferiore. Sapete che tutti i metodi, per esempio, di microscopia o i controlli ottici permettono anche quello, in termini più evidenti, vi permettono di discriminare, magari nelle linee di produzione, se voi avete il vostro alimento che rispecchia il taglio minimo o no, e quindi è, per esempio, di prima categoria o è di seconda, terza categoria, e i prezzi sono anche molto diversi. Se voi parlate di mele, parlate di ciliegie di calibro diverso. Ora, provate a pensare a un'industria che deve trattare decine di tonnellate al giorno di mele, se ci può essere un operatore o due operatori che si passano tutte le mele una per una. Quando invece magari una telecamera che immediatamente fa la foto di tutte le mele e il software del computer collegato identifica immediatamente la taglia di ciascuna mela e automaticamente discarta la mela piccola, indubbiamente come tempi di produzione voi fate decisamente un salto in avanti. E quindi avete tutta una serie di metodi dove, se volete, la chimica c'entra ben poco, ma che vi permettono di fare questo tipo di considerazioni, di valutazione, di determinazione. Vi sono poi dei metodi invece più chimici in un certo senso, dove l'interazione fra la vostra materia e la radiazione, quindi luce visibile, infrarossa, ultravioletta e così via, scambia, permette uno scambio di energia. La vostra materia assorbe, per esempio, energia e quindi voi ve ne accorgete. E la quantità di energia che viene assorbita dalla vostra materia può essere molte volte proporzionale alla concentrazione del componente specifico responsabile di questo assorbimento. E quindi voi, cambiando in un certo senso intervallo di energia della vostra radiazione, lunghezza d'onda o frequenza, siete in grado di evidenziare quei componenti responsabili di questi assorbimenti. E quindi si tratta, come vi dicevo, di avere tutta una serie di intervalli di radiazione che vi permettono di esplorare
grandezze, diciamo, diverse. Chi di voi ha fatto mai laboratorio di chimica? Allora, questo metodo strumentale si basa su un metodo analitico molto noto in passato, che è quello del saggio alla fiamma. Voi identificate vari metalli principalmente sulla base della colorazione caratteristica. Questo è più bello decisamente di quanto viene riportato qua, che però è più completo, perché in funzione del vostro colore voi siete in grado di dire: il mio campione contiene litio o contiene sodio o contiene rame. Sulla base, ma siamo nello stesso ambito, noi stiamo utilizzando una radiazione elettromagnetica per eccitare la vostra materia. E quindi, semplicemente selezionando la radiazione che voi volete inviare, possiamo avere delle risposte che ci dicono: guarda che in quel campione c'è che cosa. Per esempio, ci sono tanti doppi legami o pochi piccoli legami nella catena dell'acido grasso del vostro olio. Il metodo che utilizza la radiazione ultravioletta vi permette di identificare immediatamente, uno, se il vostro olio è ricco di legami insaturi, come va di moda adesso, quindi se avete un omega 3 o un omega 6, l'olio extravergine non ha questo tipo di legami, lo dico subito. Ma due, la presenza di quei legami lì sono dei punti deboli, perché i fenomeni di irrancidimento si originano proprio da quelle posizioni lì. Quindi immediatamente avete uno strumento che vi permette di evidenziare se il vostro campione è conservato male, è vecchio. Avete aperto la bottiglia e hanno lasciato la bottiglia aperta fuori dal frigorifero o l'hanno lasciata aperta per mesi. Basta giorni per vederlo qua. Perché? Perché ovviamente era quello che volevo farvi vedere prima: negli acidi grassi voi potete avere delle presenze di legami doppi essenzialmente, che sono dei punti deboli della catena. Fino a non tantissimi anni fa, i famosi acidi insaturi venivano visti con sospetto. Perché? Perché non avendo la possibilità di conservare in modo corretto, quindi controllare la temperatura, quegli oli, diciamo così, quegli acidi grassi lì, erano gli acidi grassi che irrancidivano prima e quindi era difficile conservare. E lo sviluppo della margarina è proprio una soluzione per poter utilizzare quel tipo di sostanze facilmente deperibili, anche se fanno bene, però fanno bene se li conservo in modo integro. E quindi la margarina era semplicemente la possibilità di utilizzare quei componenti lì, quegli acidi lì, senza che andassero a male velocemente. Perché si tratta, la margarina non è altro che la frazione idrogenata di quei componenti lì. Io faccio avvenire una reazione con idrogeno per rompere i doppi legami e fare solo legami saturi. Ma questo lo vedo, posso vedere anche in un altro modo. Ho quasi finito. Analisi all'infrarosso. Posso analizzare all'infrarosso vari oli, sfido chiunque di voi a dirmi che sono diversi, se non perché state leggendo l'etichetta a fianco. In realtà sono diversi. Perché? Perché se io ho un software tale per cui mi permette di calcolare le aree che stanno sotto a ciascuno di questi picchi e dopo vado a fare dei diagrammi dove riporto le aree di due di quei picchi, che cosa osservo? Che ciascun olio ha una zona di esistenza diversa. E quindi, con poche, diciamo così, analisi, io posso discriminare, e questo è evidente, per esempio, se io ho a che fare con un olio extravergine di oliva o semplicemente con un olio di oliva dove magari qualcuno ha
usato e messo dentro clorofilla o, peggio che peggio, l'olio di salsa di oliva, cioè quando frantumo anche i noccioli interni. Quindi, come vedete, è possibile fare tutta una serie di analisi. Così come, preso un campione, posso immediatamente evidenziare come nel passaggio del tempo quel punto mi si sposta dal momento in cui io apro la bottiglia a dopo un certo tempo. E quindi posso avere, perché sto lavorando su quantità molto piccole, e quindi accelero il meccanismo di ossidazione. Queste sono analisi che sono state fatte nel nostro laboratorio. Questo tipo di analisi è stata portata nei moderni strumenti alle estreme conseguenze, per cui se voi dovete analizzare le caratteristiche di un vino, per esempio avete bisogno di determinare fino a 14 parametri diversi, avete bisogno di 14 analisi diverse. Avevate. Perché? Perché esistono degli strumenti che lavorano al vicino infrarosso che fanno un'unica analisi. Uno non ci capisce niente, nessuno ci capisce niente. Però da queste variazioni, in queste posizioni di questi segnali, voi che cosa ottenete? Praticamente ottenete, in questo caso è ravvicinato, è un metodo rapido, ottenete da quella misura quattro parametri con la stessa unica misura. In realtà ne arrivate a 14 con un'unica misura. Diciamo, l'altra grande famiglia di metodi strumentali è quello che si basa sulla cromatografia. Cioè la possibilità di separare i componenti di una qualsiasi miscela, facendole arrivare in tempi diversi al vostro sistema di rivelazione, identificandoli quindi su cosa sono e quanto ce n'è per ciascun componente. Il metodo è abbastanza semplice, banale. In funzione di quelle che sono le condizioni strumentali, io posso avere tantissime tecniche, solo per farvi vedere un'applicazione, spero che non si impianti tutto. No, non si è impiantato. E queste sono le risposte in gascromatografia di analisi di un vino. Allora, se io voglio determinare qual è la qualità di un vino, devo essere in grado di sapere cosa c'è dentro. Il guaio è che sono a quel livello lì. Di che cosa c'è dentro. Non vi dico di quanto ce n'è dentro, che è ancora più complicato perché posso avere effettivamente delle concentrazioni molto piccole. Allora io dopo devo avere un sistema che mi dice: beh, benissimo, allora io so che da tutte quelle risposte che ho, una volta lo si faceva, diciamo, ad occhio, nel senso che l'operatore si metteva e cercava di far combaciare gli stessi picchi per campioni diversi e vedere se le cose tornavano. Adesso c'è il software che fa questo tipo di lavoro, è però un'operazione abbastanza lunga, anche se gli errori sono molto piccoli. Sempre a livello industriale, si è pensato questa cosa qua. Invece di avere un confronto su tutti i componenti, per esempio presenti nel vino, per vedere se effettivamente lo stesso vino, che ne so, pensate a un vino costosissimo, boh, l'Amarone, che ne so, andare a vedere se bottiglie diverse effettivamente hanno la presenza delle stesse sostanze e più o meno della stessa quantità, che è una cosa che porta via tempo. A me può interessare avere un unico punto, cioè dire quel vino Amarone mi dà quella risposta. E se ho uno strumento che è legato solo a quella risposta, che combina tutti quelli, ma alla fine mi dà un numero, se volete, un indice, quello che
i tempi di analisi si riducono, non solo di analisi proprio nel senso della determinazione, ma i tempi di confronto. E questo può essere importante quando, come vi dicevo prima, diventa importante discriminare se il mio campione effettivamente è quello che mi viene detto oppure non lo è. Quindi, diciamo, tralasciamo i dettagli, vado a scremare campioni buoni dai campioni cattivi. E questo lo si fa negli ultimi anni, come vi dicevo, sfruttando alcune caratteristiche dei materiali e sviluppando quelli che vanno sotto il nome di nasi elettronici. Cioè dei sensori, in realtà sono degli insiemi di sensori, ognuno dei quali vi dà una risposta particolare a una certa sostanza presente, combinando le risposte particolari di tanti di questi sensori miniaturizzati, riesco ad avere la identificazione di quel prodotto complesso. E quindi lo posso utilizzare, per esempio, nei sensori, nei nasi elettronici, dove i vapori danno una certa risposta elettrica, ad esempio, a ciascun sensore che io metto uno accanto all'altro. Quando faccio passare una miscela diversa, la risposta è diversa. Allora, se io combino a questo punto, con sistemi ovviamente complicati, tutte le singole risposte, che cosa posso ottenere? Per esempio questo, per esempio andare a vedere la puzza, chiamiamola così, del tonno in funzione di quanti batteri ci sono, l'odore rilasciato dal salmone in funzione di quanti giorni lo sto lasciando in frigorifero, senza che io vada dentro ad annusare e a capire che cosa sto annusando. Lì ho delle risposte che vi dice: guarda che il tuo salmone è vecchio di 10 giorni. Per estensione, invece di analizzare degli odori, quindi delle sostanze in fase gassosa, provo ad andare a vedere sostanze in soluzione. Avete visto cosa significa fare l'analisi di un vino gas cromatografica? Significa andare a vedere circa 200 di quelle sostanze. Allora, se io ho un sistema invece molto più semplice che mi dà un'unica risposta, ovviamente posso necessariamente accelerare i miei tempi di risposta, di analisi. Questo è stato fatto, per esempio, andando a distinguere, a discriminare tra la Coca-Cola e la Coca-Cola dietetica e cose di questo genere. Ovviamente sono più o meno segreti, d'accordo? Però questo vi permette, ad esempio, sfruttando tanti piccoli vetrini, su ogni vetrino ha depositato un piccolo film di una sostanza leggermente diversa l'una dall'altra, e voi fate delle analisi elettriche su quei vetrini, e questi vetrini vengono immersi in vini diversi, alla fine, come vedete, siete in grado di evidenziare anche qua, di nuovo, delle caratteristiche. Perché il Merlot sta qua? Non lo so, perché probabilmente in uno di quei centinaia di composti interagisce meglio rispetto agli altri, però non è importante, mi interessa sapere che il Merlot sta qua. E quindi quando io ho una bottiglia e mi dicono guarda che è Merlot, deve essere qua, non può essere da un'altra parte. E quindi, come vedete, c'è la possibilità di fare questo tipo di analisi e scoprire, diciamo, più o meno tutte le malefatte eventualmente che ci sono. Ce l'ho fatta, sono solo 2 minuti in ritardo. Grazie.